Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Adesso, proseguendo questa catechesi sul tema dello zelo apostolico e della passione per l'annuncio del Vangelo, guardiamo oggi a Santa Kateri Tekakwitha, la prima donna nativa del Nord America ad essere canonizzata. Nata intorno all'anno 1656 in un villaggio della parte alta dello stato di New York, è la figlia di un capo Mohawk non battezzato e di madre cristiana algonchina, la quale insegnò a Kateri pregare e cantare inni a Dio. Anche molti di noi siamo stati presentati al Signore per la prima volta in ambito familiare, soprattutto dalle nostre mamme, le nostre nonne. E così inizia l'evangelizzazione. E anzi, non dimentichiamo questo, che la fede sempre è trasmessa in dialetto, dalle mamme e dalle nonne. La fede va trasmessa in dialetto. E noi l'abbiamo ricevuto in questo dialetto, dalle mamme e dalle nonne, no? La evangelizzazione spesso inizia così, con gesti semplici, piccoli, come i genitori aiutano la figlia a imparare a parlare con Dio nella preghiera e che raccontano loro il suo amore grande e misericordioso. E le basi della fede per Kateri e spesso anche noi sono poste da quel modo. Lui l'aveva ricevuta dalla mamma in dialetto, il dialetto della fede. Quando Kateri aveva 4 anni, una grave epidemia di vaiolo colpì il suo popolo. Sia i suoi genitori che il fratello minore morirono e la stessa Kateri rimase con cicatrici sul viso e problemi di vista. Da quel momento in poi, Kateri dovette affrontare molte difficoltà, certamente quelle fisiche per gli effetti del vaiolo, ma anche le incomprensioni, le persecuzioni e perfino le minacce di morte che subì in seguito al suo battesimo la domenica di Pasqua del 1676. Tutto ciò diede a Kateri un grande amore per la croce, segno definitivo dell'amore di Cristo, che si è donato fino alla fine per noi. La testimonianza del Vangelo, infatti, non riguarda solo ciò che è piacevole. Dobbiamo anche saper portare con pazienza, con fiducia e speranza le nostre cose quotidiane. La pazienza, davanti alle difficoltà, alle croci. La pazienza è una grande virtù cristiana. Chi non ha pazienza non è un buon cristiano. La pazienza di tollerare le difficoltà e anche tollerare gli altri che dalle volte sono noiosi o ti mettono difficoltà, no? La vita di Kateri Tekakwitha ci mostra che ogni sfida può essere vinta se apriamo il cuore a Gesù, che ci concede la grazia di cui abbiamo bisogno. Pazienza e cuore aperto a Gesù. E questa è una ricetta per vivere bene. Dopo essere battezzata, Kateri dovette rifugiarsi tra i Mohawk della missione dei Gesuita vicino alla sua città di Montreal. Lì partecipava alla messa ogni mattina, dedicava tempo all'adorazione davanti al Santissimo Sacramento, pregava il rosario e viveva una vita di penitenza. Queste sue pratiche spirituali impressionavano tutti alla missione. Riconobbero in Kateri una santità che attraeva perché nasceva dal suo profondo amore per Dio, no? È proprio della santità attrarre. Dio ci chiama per attrazione. Ci chiama come questa voglia di essere vicino a lei perché Dio attrae e lei ha sentito questa grazia dell'attrazione divina, no? Allo stesso tempo lei insegnava ai bambini la missione a pregare e attraverso il costante adempimento delle responsabilità, compresa la cura dei malati e degli anziani, offrì un esempio di servizio umile e amorevole a Dio al prossimo. Sempre la fede si esprime nel servizio.
No, la fede non è per macchiare se stesso l'anima, no, per servire. Sebbene fosse incoraggiata a sposarsi, Kateri voleva invece dedicare completamente la sua vita a Cristo. Impossibilitata ad entrare nella vita consacrata, emise voto di verginità perpetua il 25 marzo 1679. E questa sua scelta rivela un altro aspetto dello zelo apostolico che lei aveva, la dedizione totale al Signore. Certo, non tutti sono chiamati a fare lo stesso voto di Kateri. Tuttavia, ogni cristiano è chiamato ogni giorno a impegnarsi con cuore indiviso nella vocazione e nella missione affidatagli da Dio, servendo Lui e il prossimo, spirito di carità. Cari fratelli e sorelle, la vita di Kateri è un'ulteriore testimonianza del fatto che lo zelo apostolico implica sia un'unione con Gesù, alimentata dalla preghiera e dai sacramenti, e il desiderio di diffondere la bellezza del messaggio cristiano attraverso la fedeltà alla propria vocazione particolare. Le ultime parole di Kateri sono bellissime. Prima di morire ha detto: Gesù, ti amo. Anche noi dunque, traendo forza dal Signore, come ha fatto Santa Kateri Tekawitha, impariamo a compiere le azioni ordinarie in modo straordinario e così a crescere ogni giorno nella fede, nella carità e nella zelante testimonianza di Cristo. Non dimentichiamoci, ognuno di noi è chiamato alla santità di tutti i giorni, alla santità della vita cristiana comune. Ognuno di noi ha questa chiamata. Andiamo avanti su questa strada. Il Signore non ci mancherà. Grazie. Très saint Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous poursuivons notre catéchèse sur le zèle et la passion apostolique grâce à la figure de Sainte Kateri Tekawitha, première sainte autochtone d'Amérique du Nord au XVIIe siècle. Seule sa mère, d'une tribu différente de celle de son père, était baptisée. Et c'est elle qui a appris à Kateri à prier et à chanter Dieu. Mais une épidémie de variole rendit la petite orpheline. Elle garda même toute sa vie des marques sur son visage et une vue très abîmée. Après le baptême reçu à 20 ans, l'engagement de Kateri dans la mission des pères jésuites auprès des enfants et des personnes malades ou âgées, comme sa manière de servir humblement, de prier ou de supporter ses croix, faisait l'édification de tous et manifestait clairement un grand zèle apostolique. Son désir de se donner totalement à Dieu l'amena à émettre un vœu de virginité à l'âge de 23 ans, une année avant sa mort, une mort précoce. La courte vie de Kateri Tekawitha révèle la joie silencieuse et la liberté d'une vie ouverte au Seigneur et aux autres dans un quotidien tout donné. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese,
particolare le suore della Presentazione di Maria, che stanno celebrando il loro capitolo generale, nella luce della recente canonizzazione della fondatrice Marie Rivier. Cari fratelli e sorelle, lasciatevi prendere dallo zelo e dalla passione apostolica che lo Spirito Santo infonde sempre in coloro che amano Dio e lo mettono al di sopra di tutto. Dio benedica tutti voi.